Eccoci. Buongiorno. Com'è andata la giornata di ragù? Erano arrivati dei messaggi. Ci sentiamo come la sfavagatura. La giornata di ragù è tosta, eh? Non è bellissimo. È faticoso perché svegliarsi alle 6 per chi non è abituato. Fare tutta questa cosa, soprattutto poi chi ha, addirittura ha fatto pure gli gnocchi, le zeppe, però secondo me è bello. È bello perché si tramandano queste tradizioni di famiglia, questi profumi che riuniscono la famiglia, questi ricordi, perché per chi è delle nostre parti, si innescano dei ricordi di tradizione molto care a noi, perché noi con questi profumi ci siamo cresciuti, perché chi è campano, sa di cosa parlo. Vabbè, comunque, tutto a posto è il nostro motto e oggi deve essere ancora di più perché oggi dovrebbe iniziare la terza fase. Vabbè, noi intanto che a questa terza fase ci pigliamo, io come vi dico sempre, ci pigliamo sempre un poco pochi di tempo, capiamo bene cosa succede. Perché non è che poi la terza fase sarà per tutte cose definite e iniziamo a fare festeggiamenti, botte e tricchi track, assolutamente. Dobbiamo fare molta attenzione, più di prima. Vabbè, qua ho dei bellissimi consigli da dare. Pane duro. Ditemi una cosa, voi fino a un mese fa il pane duro era diventato più un problema, no? Averlo perché era proprio un problema smaltirlo e tante volte uno dice che peccato, è male che si è, però inevitabilmente andava messo da parte. Miriam Moreschi dice: buongiorno amici, che bella domenica, non si scorderà facilmente. Buongiorno Miriam. E ancora Tiziana Liambo dice: ne valsa pienamente la pena. Sì, sono d'accordo pure io, Cristiana, è stata una bella cosa, però nessuno mi ha detto come è andato il ragù? Vi è piaciuto il mio ragù? Perché ripeto, il suo ragù è una cosa sacra. Questo guai a dire ragù napoletano. È il mio ragù, con qualche piccola modifica, però ripeto, ogni famiglia ha il suo segreto, la sua cosa, quelle cose bellissime di famiglia. C'è Giacco che dice: com'è andata? Direi benissimo. Secondo me il ragù più buono e più numeroso della storia del food. Secondo me è così, Giacco. Pane duro, voi già avete, ormai siete degli esperti, acqua con un poco d'olio, pane duro, proprio una calata e una risata, e andiamo a sistemare qua. Facciamo una cosa molto bella, facciamo una pizza di pane, vabbè, che voi già, ormai già siete degli esperti sotto questo aspetto, e la facciamo. La voglio fare perché sono gli ultimi che tengo a Montechiaro e per questo ci tengo a farvela vedere anche con questo qua, e sono che friariella, e facciamo una bella pizza di pane salsiccia e friariella che si trovano ancora in giro. Questi sono gli ultimi che tengo io piantati là. Come vi dico sempre, fate dei pezzi e apparate il buco, tutto il buco facciamo adesso, poi andiamola ad apparare, eccoli qua, e stringiamo quanto più possibile le maglie. Maria Buonocore dice: le galline fanno fama da un mese a questa Sì, parte. diamo la regalina, diamo la regalina, purtroppo pure le galline è venuto malamente, ma poi spero che sono riuscito a farvi riscoprire il vero valore del pane, che significa, che cos'è e che potenziale c'ha. Perché noi, fateci caso, noi facciamo ricette in continuazione col pane duro, ma ce ne sta e ce ne sta da fare, eh. Eccole qua, C'è sistemiamo. Giuseppe Balestrino dice: scusate ancora per il tradimento, perché ieri lui non ha fatto il ragù, però ha fatto il risotto alla pescatora. Hai fatto il risotto, Giuseppe, com'è È stato venuto? quindi un parziale tradimento. Spero che ti sia venuto buono. Io ci ho messo tutta la mia attenzione per farvelo
per farvi capire quei piccoli passaggi che poi alla fine fanno la differenza. Eccola qua, vedete quanto è bello? Lasciateci i pezzi belli ingatastati, come vi dissi l'altra volta. Stringete, ammorzate. Eccolo qua. Togliamo l'acqua. Mariangela Cozzolino dice: ieri ho fatto pasta e patate con provola, se n'è caduto il palazzo a Roma. Le briciole le mettete da parte. Mariangela, se ti sono avanzate, riprendili in padella. Ci stanno i tutorial come rifarli, sia per farli tutte scorzetto con tipo zeppole, e la fai veramente, fai un guai con quella cosa. Allora, Invece Luigi dice che gli ha avanzato il ragù e ne ha conservati due vasetti nel frigo che utilizzerà in esatto. settimana. Sì, se hai intenzione di consumarli nell'arco di 2 o 3 giorni, vabbè, dipende dal frigorifero, va bene, altrimenti congelali. Qua abbiamo bisogno di un poco d'olio. Accendo il fuoco. Domani vorrei farvi vedere una cosina simpatica, solo ci vorrebbe più tempo, solo per questo non ve l'ho fatta ancora vedere, ed è la montanara. Però la montanara, come sapete, sarebbe la pizzella fritta di pomodoro, col pomodoro solo. Come sapete, la montanara ha bisogno di 2 o 3 ore di lievitazione. Domani io, per farvela vedere, perché è bella, è molto conviviale, non dico conviviale come il ragù, però impastarla, farla lievitare, friggerla, condirla in vari modi, è una cosa bella che si può fare in famiglia, si può fare con i bambini, che è una cosa molto importante, coinvolgerli, e soprattutto si devono mangiare tutti quanti per una questione di vegane, di alimentazione, non di problematiche. È buono per i vegani, per i vegetariani, per tutti. Vabbè, domani la faremo. Ho messo un poco di olio Pasquale Monaco chiede cos'era nella zuppiera per bagnare il pane. e aglio, acqua e un filo d'olio. C'è ancora Gigliola che dice: un famoso chef per 4 ore di lezione si prende 99 euro. Tu quanto dovresti prenderti? Grande, grande chef. Grazie Gigliola. Io faccio i miei corsi di cucina, lo sai, lì a Montechiaro. Diciamo che noi non abbiamo mai promosso i corsi di cucina, ma un'esperienza di cucina con lo chef Peppe Guida, abbiamo proposto due tipologie. Una è la tradizione, come molti piatti che vi sto facendo vedere a voi, e altri, cucina più tecnica, la cucina stellare, che tenevamo questi due pacchetti e lo facevamo fino a 3-4 mesi fa. Quest'anno era super prenotata questa esperienza, e il mercato era, lo stavamo facendo con il mercato americano e israeliano. È successa cosa, e vabbè, piano piano ci organizzeremo. Allora, sto facendo soffriggere i friarielli con un filo d'olio, aglio e peperoncino. Peperoncino, dato il suo profumo, lo togliamo. Intanto Giuseppe ci dice che presto arriverà una sorpresa tutta cioccolatosa per Ah, sì, Giuseppe, grazie Giuseppe, te. Giuseppe è il nostro amico da Parigi, Ah, Giuseppe, ti però di ringrazio. San Giorgio a Cremano, Ah, beh, quindi proprio il napoletano, Parigino. sì. C'è Vabbè, sono Giorgio Cremano, figa Quenze, siamo. Maria Romano che tiene il filo diretto a San Giorgio Vico. Meno di mezz'ora, eh. Allora, salsiccia, togliamo il budello. Intanto mi era arrivato il messaggio di Ludo. Ludo, cortesemente puoi riscriverlo perché purtroppo non riesco più a recuperarlo. Era circa lo spaghettino. Ieri papà ti cercava proprio per Luda, spiegarti. ieri hai fatto festa comunque. Ti cercava in diretta. Ieri ti ho cercato e non ci stavi. Un ragù ne ho fatto di vermut. Allora, mettiamo la salsiccia a crudo, potrebbe essere pure cotta, ma per il tempo che resterà in forno io la preferisco al crudo, altrimenti la facciamo troppo secca.
andiamo a mettere bella e poi la copro con i friarilli perché la voglio umida, non una cosa secca, asciutta, eccolo, vedete? Prendiamo un altro pezzo, un altro poco di salsiccia, togliamo sempre dal budello, questo lo togliamo, l'acqua vuole, eccola qua, poi faccio vedere chi riesce a qua, guarda che pizzolo, vedi? Voi immaginate se avete un poco di ragù e carne di ragù di fare questo lavoretto qua e fate una pizza con ragù. Io non ne tengo perché ieri appena finita la diretta, la mezza, l'uno meno un quarto, se ne pigliate a me il cannello, ragù e tutte cose. E se vi dico cosa ho mangiato non mi credete sicuramente. Intanto proprio Carla Sanna chiedeva cosa posso fare con ragù e carne avanzata e tu le hai appena risposto. Sì, puoi fare una pizza con ragù e fai una bomba. E... aspetta, devo mettere un attimo prima la mozzarella. Voglio mettere prima la mozzarella. Oppure puoi fare, domani che facciamo la montanara, come vi dicevo, però metteremo un po' di lievito in più perché voglio friggerla entro un'ora. Però vi spiegherò come farla mettendo un poco di lievito in meno e così avrete, vi darete un 2 ore e mezza, 3 ore di lievitazione che sarà meglio. Però io la voglio fare venuto, ma comunque va bene lo stesso. Un po' di lievito in più è solo per spingere la lievitazione, per farvela vedere nel tempo che teniamo per noi stabilito. Allora, mozzarella, guardate quanto è bella. Non esagerate, mettete sempre il giusto. Seguite Don Salvatore. Don Salvatore, sempre il giusto mettete. Non si è collegato Don Salvatore? No, è collegato. È collegato. Don Salvatore, buongiorno. Buongiorno, qua tutti vi acclamano. Ma Don Salvatore, tu sei malamente. Dimmi di loro. Ecco qua. Mettiamo nei punti vuoti del... riesci a vedere, non sei? Nei punti vuoti mettiamo, guardate che sta scena qua, mettiamo i nostri friarilli che li abbiamo sbollentati, li avevo già sbollentati, altrimenti non ce la facciamo con i tempi per tutto quello che vorrei farvi vedere oggi, perché stanno sacche cose. Guardate, quelle sono 4 cosine là sopra, poi man mano si materializzano e diventano lo sa che cosa, ed è quello che mi piace fare. Non so se state seguendo pure la nuova serie su Gambero, 6 ricette in mezz'ora è una cosa fantastica, perché là anche la regia, tutta la macchina bellica per fare video e tutto, non capiscono quando mi vedono armeggiare tutti i piatti, stanno sempre col dubbio, dice ma oh, chi se che fa? E piano piano vedono che nascono questi piatti ed è una cosa troppo bella. Ok, cioè, accendiamo un momento il forno. Sì, intanto Giuseppe Balestrino dice: ho sempre fatto un buon risotto, ma il metodo delle varie consistenze mi ha scioccato. Con il nero di seppia è una cosa chic. Ho seguito passo passo, sì. Ma la cosa che più mi ha fatto piacere è stata ricevere i complimenti da Don Salvatore. Per questo lo ringrazio ancora. Don Salvatore, ormai hai sparato pesante. E buco terra fa Don Salvatore qua, quando avrete modo di conoscerlo rimarrete sorpresi per la bella persona che è. Allora, pecorino, olio, e signori e signori, la prima bomba atomica, questo è un buco di una bontà incredibile. Ora la inforniamo e vi faccio vedere dopo che esce. 4 uova e un pezzo di salsiccia, un po' di pane duro, metti dentro. Ok, aspettiamo. Grazie. Allora, puliamo la nostra postazione e che stai dicendo? Guarda, quando parlavi di Don Salvatore non sanno niente. No, che ha fatto i complimenti a Giuseppe. No, stavo dicendo una cosa prima, però mi fate perdere il capo. Dai, ma ci asciugò anche qua. Ok, lasciamo perdere. Allora, un filo d'olio. Vi stavo dicendo ieri, sicuramente non mi crederete, ma io la candela, il ragù, ho provato solo quello che avete visto voi, chi lo muore si dà, perché
appena è finito, già stavano fuori alla porta. Chi si è pigliato il ragù, chi si è pigliato il cannello, e io sono rimasto a piedi, tanto che mi sono preparato una bella puttanesca. Non ci credete, sì, vabbè, ma l'ho condivisa con grande piacere, perché il ragù io lo tengo pure in carta da nonna Rosa, e per questo diciamo che non mi è pesato cederlo, perché è una cosa che comunque la cucino, quando siamo aperti la cucino settimanalmente, sempre. Ok, allora facciamo partire un po' di cipollina. Ludo dice: stavo col pittore, se no gli sto dietro che lui non compila niente. Hai pienamente ragione. Io mo sono scelto, poi quando verrete a Montechiaro vi renderete conto. E adesso ho lasciato una squadra di operai lì, sono salita alle 6:30. Ho preso il caffè, alle 7:30 sono iniziato ad arrivare, fino alle 8:15 gli ultimi. E mo stanno lavorando, ma se non ci sei tu, due giro cavallo in grasso padrone. Due giro padrone in grasso cavallo. Tu hai capito? Non tocco andare di me. Milena chiede se nei friarelli hai messo anche un po' di peperoncino. Che la porta su, senza peperoncino non vai a nessuna parte, ecco, mi dai. Allora, qua partiamo pure con un'altra cosina simpatica. Ve l'ho detto, oggi teniamo un sacco di cosette belle, fatemi vedere. Ma come bello poi avere a disposizione tutte queste pentole. Lo so che vi fa un po' di invidia su queste pentole, ma queste sono state la mia passione da sempre. Ah, ecco. Questo è un accidente, però sono quelle che sono. Allora, un filo d'olio. Posso leggere il messaggio di Ludo, quello là, il famoso? Allora, in pratica, non avendo lo spaghettino, ho utilizzato un vermicello, metà cottura in pentola e metà in padella con l'acqua di limone. Niente da fare, non mi è piaciuto come il primo che feci. Allora, innanzitutto non dirmela la marca, però dipende molto dalla marca, che deve essere una... Allora, un attimo solo, scusi. Allora, la cipollina aggiungiamo, le fave sgusciate sempre, guarda che sei. E una sciccherini, i carciofini, eccoli qua. Ok, intanto la pizza la vuoi infornare, metti 170 per un quarto d'ora, poi vediamo. Poi un'altra cosa, non mettete mai, aggiungiamo un bel mestolo d'acqua. Un consiglio assolutamente che dovete seguire è che le patate, aggiungiamo pure le patate, che quando infornate una cosa, anche se avete un ricettario, vi dicono 20 minuti a 180 gradi, non vi fidate, mettete 12-13 minuti, mettete sempre 7-8 minuti in meno e 4-5 gradi in meno, e poi con il timer aspettate, quando suona e andate a controllare, perché tante volte fidarsi di quello che si scrive, trovate le cose bruciate, ma tante volte non è neanche per colpa dell'autore, è per una questione di forni. Allora, questo qua sta partendo, facciamo questa zuppa di patate, fave sgusciate, carciofini. Massimo Cimaglia dice: dopo lo straordinario ragù proverò a fare la devozione, devota riconoscenza, dopo la giornata degli abbracci, perché non fare il cucchiarella dei? Allora, cipollina tritata, riso, l'acqua calda lo teniamo. In molti chiedono invece dei friarelli cosa si può utilizzare? Qualsiasi cosa, scarola, bietola, quello che preferite. Questa qua, questa è buonissima, questa minestrina, la mettiamo così, così pensiamo sempre ai nostri amici. Questa qua la sto facendo così, ma la morte sua sarebbe stata con questi due bei pezzi di salsiccia dentro, addirittura un bel cotechino,
Casi ci metti di nuovo cotechino, mettete a su, fa tutto cosa in terra, assieme qua. Antonietta Costantino chiede che tipo di pecorino utilizzi. Sì, io uso vari pecorini, pecorino romano, pecorino di pecora laticauda, pecorino di Moliterno che pure è buonissimo. Allora bagno il mio riso con che ho messo a rosolare con la cipollina, il tempo usato lo teniamo, faccio questa cosa quando è bella, benissimo, prendiamo il nostro tagliere, barattolo. Allora qua abbiamo i pomodorini, prendiamo un paio di cucchiai di pomodorini e li aggiungo nel riso così senza soffriggere, non vi preoccupate. Eccolo qua, che poi il sapore lo prenderanno lo stesso. Raffaele Gino Muscetta, una domanda sui carciofi sott'olio. Si possono usare le baia di Ginevra? Che si meglio. Non so di che parli, non li conosco in verità. Spiegami. A proposito di carciofi, ho visto Rossella, anzi stamattina mi ha fatto vedere una fotografia di una nostra carissima amica che ha fatto i carciofi. E posso dire che hanno un aspetto molto molto invitante, bellissimo. C'è solo un piccolo difetto e mi raccomando di fare attenzione sotto questa cosa perché può essere pericoloso. Ho visto delle foglioline di erbe, non so se è mento o prezzemolo, fresche nel barattolo. Io questo qua, quello che vi ho fatto vedere, ho usato tutto secco per un motivo molto importante. Perché il fresco può aiutare a sviluppare il botulino, per questo va tutto disidratato e va messo essiccato. Per questo abbiamo cotto i carciofi totalmente nell'aceto senza mettere acqua, perché l'umidità dell'acqua può portare a far variare la conserva. Per questo non usate, almeno come faccio io, vi dico sempre i consigli miei, non usate erbe o aromi freschi. Se mettete l'aglio dovete farlo secco, fresco può portare qualche problemino, anche il peperoncino lo dovete seccare. Perché ho messo il peperoncino secco mio grattugiato? Perché ha paura, fa sempre 90, e col botulino non si scherza. Allora qua ho dei fagioli lessi e li aggiungo al riso con i pomodorini. Questa è una cosa buonissima. Questo è un piatto di, non so, di altre regioni si ha questa tradizione, ma il riso e fagioli a Napoli è una cosa che funziona assai, piace moltissimo ed è di tradizione. Questo qua sta andando, i carciofi stanno, un po' d'acqua calda ce lo teniamo per finire di cucinare il riso, è stato bellissimo la questione del ragù, perché ho visto che veramente moltissimi si sono collegati a fare sta cosa e si sono divertiti. Ecco, diceva che c'era un errore di battitura, erano bacche di ginepro. Nei carciofini sott'olio. Ci può stare, sì. Ci può stare. L'importante è una bacca secca, fresca, non lo so, ma io ho paura e non ve la consiglio, però. Allora. Allora, la nostra, questa qua è una cosa buonissima ed è questo piatto, un piatto che a me mi fa impazzire, lo scamarro, la puttanesca. E la riprendiamo facendo un'antica pizza di pasta della costa amalfitana, che sarebbe, vabbè, diciamo che è di tradizione campana, però io quando la faccio, quella devo fare appositamente
questa cosa che sarebbe lo scamarro, che è una pizza di pasta senza uova, la faccio in bianco. Però non vedo perché non parla rossa. Allora, già nella puttanesca ci stanno olive e capperi, però sono cotti. Allora che facciamo? Aggiungiamo pure un poco di un altro poco di olive e capperi senza cuocere e prezzemolo e tritiamo tutto assieme. Allora, c'è Franco Zucca che chiede se quel riso è il riso acquerello. No, non è il riso acquerello. Allora, questo qua è... E ancora arriva la poesia del nostro immancabile dottor De Rosa. Buongiorno, dottore. Stiamo rubando minuti alle nostre vite, ma pare che mattina non sappiamo sta senza salutare. Oggi siamo con mascherina, guanti e visiera per non sfiorare la gente. Ogni tanto origlieremo nella vostra diretta. Ieri giornata splendida, storica, memorabile. Da ripetere. Grazie. Ogni tanto per lasciare ai posteri. Buon lavoro. Grazie, dottor, buon lavoro a te. Ieri abbiamo preso un caffè assieme a Montecarlo, il dottore. Allora, torniamo a noi. Cioè, allora. Il super Giovanni da Epoli dice: forse non vi arrivano i miei messaggi. Giovanni, perdonami, cosa hai scritto? Ciao Giovanni, buongiorno. Allora, un poco di puttanesca che mi ha avanzato ieri, ho aggiunto un po' di prezzemolo tritate, altri due olive e capperi senza cuocere, così daremo due consistenze e due sapori diversi alla pasta. Eccola qua. E mettiamo qua. Padella bella calda e andiamo a mettere la nostra pizza di pasta senza uova a rosolare pian piano. Vediamo qua. C'è Masha che dice: vivo nelle Marche e mi sono sempre chiesta, i friarielli e le cime di rapa sono la stessa cosa? No, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Allora, la andiamo a schiacciare per bene, abbassiamo la fiamma e la facciamo andare piano piano. Questo motivo deve rosolare. Vedete quanto è bello, già qua sta riprendendo vita una cosa fatta ieri ed era giusto un bocconcino e uno se no non ci pensa. Vabbè, dici questo è poco per due di noi che siamo una coppia, vabbè, buttalo, facciamoci un'altra cosa, invece poi vi faccio vedere che esce. Voglio sciacquare un attimo la pinza. Michelangelo Russo chiede che capperi usi, se sono sotto sale o in salamoia. Che cosa? Michelangelo, che capperi usi, sotto sale o in salamoia? Io uso capperi sotto sale, che poi ovviamente dissalo, e... Di solito uso i capperi di Pino Palma, che sono il mio caro amico e io lo chiamo sempre il re dei capperi. Ah, capperi, ecco. Palma. Arriva subito Giovanni da Eboli. Volevo sapere se al posto dei friarielli posso utilizzare i friggitelli. Sì, Giovanni. Che posso usare i peperoni, che da noi si chiamano friggitelli, sì. Ah, sì, come no? Sai quelli come li preparo? Poi quando andremo a Montechiaro li faremo anche lì. Io quelli là me li faccio spellare. E ti mangio in abbondanza. Tutto senza verdure, sì. Mi sembrerà strano. Ma ovviamente noi parliamo del ristorante da Lone Rosso, dove abbiamo la sera Michelin. Tutte queste verdure vengono spellate. E la delicatezza della verdura ci sta, cagna. E ancora Pina Lanza chiede se nei carciofini si possono utilizzare gli aromi essiccati, quelli in vendita negli espositori. Sì, come no? Scegli quello che ti piacciono. Però tu non devi caricarle troppo di aroma, perché il carciofino è buono così. Ha un odore di origano e un poco di aglio secco, che lo puoi trovare pure bello e fatto. Hai fatto il gioco, poi lo condisci, vedi, prima di metterlo sott'olio se va bene di sale. Ed hai fatto il carciofino, non è che più mettete e più viene buono, mi raccomando. Intanto il super Salvatore Tortora dice: ma se questi spaghetti si sono avanzati, ma quanti te ne sei fatti solo per te?
Sì, con mamme allora. Ami il primo 200. piatto. Allora, io ne ho mangiato 250 grammi. Però solo quello, è piatto unico e basta. E questi qua sono una cinquantina di grammi che sono rimasti. E sono a fine comune. Allora, prendiamo un po' di prezzemolo, andiamo a tritare. Vedi un po' a che sta la pizza, no? Se è un piacere. Un po' di prezzemolo fresco lo mettiamo nei riso e fagioli. Perché poi Possiamo. faccio vedere. E questo si sta facendo bene piano piano. Poi chiedo anche a Luisa De Angelis che dice anche i miei messaggi non vengono letti. Luisa, ai ai Forse. ai, può rinviarcelo nuovamente? Perché forse lo abbiamo perso. Luisa, se succede non è volontariamente, che se stanno sicuri. Ancora Ludo R dice che la prossima volta che andrà a Gragnano, quando sarà possibile, farà una scorta di Pasqua. Ludo R, allora, ecco, allora, la cosa che stavo dicendo, quel piatto non è nato per caso, quello è un piatto che ci ho pensato e non ci ho pensato poco. Com'è? Vabbè, vengo io, aspetta. Tengo questo così Sì, non fa più rumore. allora Ludo, Qua. Questa della ripasso. non è un piatto nato per caso, quello nasce da un mio ricordo della linguina, dello spaghetto al limone che si faceva in penisola sorrentina negli anni 80-90 e che i stranieri impazzivano sul piatto ed era carico di margarina, difficilmente se ci mettiamo qui, margarina, panna, scorza e succo di limone. Fai vedere la pizza, dai. E da lì ho iniziato a pensare come fare questo piatto che rappresenta la grande tradizione della nostra zona. Portarla ai giorni nostri, spogliandolo di tutto quello che era possibile spogliare e renderlo un piatto moderno. Questa è una salsa molto leggera, ha bisogno di una pasta molto leggera. O vermicella assolutamente non va bene. Per farlo là dentro, almeno il 70% lo devi tenere in acqua e poi con 20% in tuo sugo, ma comunque non va bene perché la struttura dello spaghetto è troppo proprio per mantenere il sugo così delicato. Ecco qua la pizza. Salutiamo Luigi Rescigno, Lina Albino e poi c'è Giuseppe, dice un saluto anche a tutte le infermiere del reparto oncologico dell'ospedale di Parigi. Ieri ho dovuto tradurre la ricetta del ragù. Ciao Giuseppe Albino. No, Giuseppe Di Lascio, Giuseppe Di che ti Lascio, ha ti preparato la saluto. super sorpresa Giuseppe, grazie per la cioccolatosa. sorpresa, saluto te e a tutte le infermiere, i dottori e tutti questi del comparto sanitario che fanno capriole, che veramente loro sono i veri eroi dei nostri tempi. No, chi occupa pallone senza nulla togliere, o chi fa cuoco, ma chi fa veramente queste cose qua che salvano la gente. Allora questa qua la girate così, questa voi girate sopra al coperchio. Quello deve venire ancora più asciutto, però dato che era l'ultimo, diciamo, era lo spaghetto con la scarpetta, è bello sugoso, per questo Maria è bella Rosaria morbida. Sportiello chiede il pane, ha messo asciutto? No, l'abbiamo immerso in acqua e un filo d'olio. Poi c'è Giovanni Caserta che ci saluta e Angela che chiede: il riso va Ciao cotto con Giovanni. acqua oppure brodo? Allora, se hai tempo e voglia puoi fare brodo. Io l'ho cucinato con acqua calda perché tanto il pomodoro, i fagioli e tutta la banana non mi fanno sentire tutta questa differenza. Allora, guardate, io vorrei solo, vorrei solo farvelo assaggiare sto riso che i fagioli perché è una cosa fantastica.
Che ore sono? Chiediamo anche a Dorotea cortesemente di riscriverci il messaggio. Perché non riesco più, purtroppo arrivato un tot, non riesco a raggiungere quelli precedenti. Allora, questo riso ai Carmine dice: fagioli. Wow, questo è un grande bruschettone. Questa è una grande pizza, Carmine. Questo riso con i fagioli è commovente per la sua estrema semplicità e bontà. Allora, dammi quella pirofola, il rosso lo mettiamo lì perché questo era un poco di riso, due fagioli rimasti e abbiamo fatto questo qua, sto piatto che è a fine rovuma. Ed è il riso. Lo stendiamo per bene, Ce così lo lo facciamo mantengo. raffreddare. E domani da qua facciamo delle piccole arancine, delle piccole palle iris. Non diciamo arancine perché come palle iris a modo mio, con fagioli, quei fagioli che usiamo noi. Intanto facciamo gli auguri a Paolo e Martina. Oggi è il giorno del loro anniversario e sono qui a seguire la nostra diretta. Ciao Paolo, ciao Martino, tanti carissimi auguri. Questo domani lo ripariamo e facciamo queste piccole palle di riso che sono buonissime, potete servire come aperitivo, come antipasto, potete fare tutto quello che volete voi. Vedete, io broccoli della pizza non ho lasciato, guardate, niente, con un pezzettino di provola e domani faremo queste arancine e i fagioli tondini bianchi che sono straordinari. Allora, abbiamo Severo Lauro. Ciao Peppe, sono il tuo compagno di banco alle E come no, medie. e chi se lo dimentica, fa La mia compagna è una grande tua pomeriggio. assidua spettatrice, mettendo in atto le tue delizie. Vorrei farti vedere la mia attuale linea. Severino, Che è e un chi se grande musicista e cantante, se non erro. sì, ma Severino è bravissimo anche con lui è un artista, lui è bravissimo anche con la penna a disegnare. E abbiamo quanti anni hanno passato, Severino? Abbiamo fatto le Non lo scuole diciamo superiori nemmeno. assieme, ma buone 30 anni fa, 35 anni fa, è più o meno, no, 55, 20, parliamo quasi di 40 anni fa. Fa paura solo pensarle questi numeri. E intanto hanno passato 35-40 anni, Severino. C'è Francesco Napolitano che ci saluta e poi Settimio Costa dice: Buongiorno a tutti, ottima la cucina con gli avanzi. Il problema è che qua non avanzo mai niente. Un filo d'olio, eccolo qua, e teniamo questa minestra fantastica. Andiamo a controllare il costo di questo. Ancora Mauro dice: Rossella, per piacere, inquadra un po' di più la pizza perché mi sto sentendo male. Guarda che cos'è, guarda. Eccoci Lina, ti abbiamo salutato. Dice: Non mi sono mai lamentata. Chi Ma era? una volta tanto mi farebbe piacere. Ti abbiamo dato Lina al vino. Lina! Eccola! Ma come Lina? Il mio pensiero sei tu! Come mi condanno? Il mio pensiero sei tu! Ti abbiamo È salutato. solo un piacere, come stai? E Paoline sono sgusciate! Intanto, ecco, lì. Guardate questa minestra, guardate! Un quarto d'ora, minestra per la dieta. Pa' salute, pa' sac, per tutte cose, di stagione, un filo di uogli, vegetariano, vegano, chi va a mangiare, va a mangiare. Questo qua anche potrebbe essere un bel piatto vegetariano e tutto così, invece chissà che parla roba nostra, che parliamo un poco più di cose di Ecco, struttura. intanto Luisa De Angelis dicevo: come mai lo chef usa solo pasta e riso bianco? Non rendono la pasta e il riso integrale nei piatti? Come non rende? Non mi piace mangiarle, non li cucino, Luisa. Proprio di questo ieri parlammo con Peppe Di Martino, che c'è pochissima. Diciamo, vabbè, andiamo a finire sotto una cosa e poi si innescano delle. Sono punti di vista, ma io l'integrale non è che mi fa. Io preferisco il biologico, ma non l'integrale, perché l'integrale vuol dire che viene usata, e questa la chiudo qua senza fare nessuna polemica. L'integrale viene usata la parte esterna.
soprattutto del grano e dei cereali, e viene lavorata. Ma spessissimo, dato che non sono biologiche, sono trattati, è tutta questa roba che avanti un mangiare. Per questo l'integrale, onestamente, io non è che ci faccio tanto affidamento. A me, io sono convinto di prendere una buona farina biologica o selezionata e non l'integrale. Però sono punti di vista, lungi da me fare polemiche e dire che se è che l'altro che... Eccolo qua, allora. Intanto ci salutano il piccolo Dario, il figlio di Nicola, e il pestifero Samuel. Ciao Nicola, Davide e Samuel. Dario e Samuel. Dario tiene due figli bellissimi. Spettacolari. E ne piace tutta la mamma, Nicola. Allora, riso. Mo facciamo una cosa, tanto abbiamo un po' di tempo. Sì, intanto io ti leggo la domanda di Giovanni Caserta. Lui ci anticipa, ti ringrazio anche Giovanni, perché dice: chef, fino a quando continueranno le dirette tutti i giorni? Bene Giovanni! Grazie, perché era proprio una cosa di cui papà voleva parlarvi. Ma Giovanni Caserta, dove sta Caserta? No! Giovanni, dove stai? Da dove scrivi? Da dove ti scrivi? Un attimo, subito arrivo. Sì, e ancora c'è Melania Scarlatella, dice: Rossi, fai un augurio a tutti i commercianti che oggi hanno riaperto. Vico stamattina era bellissima. Melania, io gli faccio i loro più grandi auguri, però tanto bella quanto pericolosa ora che si è Melania, io sono... la nostra vicina, sì. Qua, sì. Sì. Allora, stamattina mi sono fermato a Vico, ho visto c'era un leggero ottimismo che ci deve essere assolutamente. Assolutamente, è una cosa importantissima, però bisogna fare attenzione perché ovviamente, ripeto, io lo dico con, veramente col cuore in mano, bisogna fare attenzione perché dobbiamo capire se realmente questo virus, come stanno dicendo questi luminari, col caldo inizia a scemare, diventa più leggero, diventa l'influenza, diventa lo catarro, diventa tutte queste cose, ma dobbiamo capirlo perché loro lo dicono e lo stanno sbandierando ai 7:20 che esiste questa cosa va sciamando, ma fin quando non avremo la certezza facciamo un po' di attenzione perché sì. Manchi i cani, non è così, qua succede quello che non deve succedere assolutamente. Per questo, grande ottimismo, un grande bocca al lupo a tutti, ma facciamo molta attenzione perché i macapè se è realmente vero quello che ci dicono, ma non perché ce lo vogliono tenere nascosto, perché non sanno manco loro con precisione. Ma che c'è almeno c'è almeno. Ok, è arrivato anche il messaggio di Dorotea. Allora, volevo sapere dove trovare il video delle conchiglie piccole ripiene cotte nel sugo. Siccome mi vedo tutti i video del grande chef, non avendolo salvato, mi sono persa la ricetta. Allora, sul libro c'è. Sul video non ti so. Noi non l'abbiamo fatto però in diretta, no, quindi no. Né qui e penso nemmeno sulla serie del gambero tu l'abbia mai fatto. No, no, sulla serie del gambero l'ho fatto. Ah, ok, allora. Dovresti risalire alla puntata del gambero che non ti so dire perché sono molte. O sul libro. Allora, un poco d'olio, ho sbriciolato un poco di salsiccia, metto quella proprio quel cucchiaio di broccoli di friarieri che mi sono lasciati. C'è Adriano Gorgoni che dice: chef, non ci abbandonare che già da domani non faranno più le messe di Papa Francesco in TV. Ciao Adriano, figurati. Allora, questo qua l'ho preparato così domani teniamo qualche altra cosina da fare, non per dimmi tempo. Questo per poco di salsiccia con i due broccoli. E ancora in tanti, ecco. Tra cui anche Antonio Federico, chiede: se ho capito bene, riaprirete a Montechiaro nel prossimo fine settimana? No, no. Allora, per il momento Nonna Rosa resta chiusa e apriremo settembre-ottobre da Nonna Rosa perché non abbiamo assolutamente gli spazi per garantire sicurezza a noi, il nostro personale e a chi ci viene a trovare. Apriremo sicuramente a Montechiaro perché poi è trovato sto cavolo qua. Anche se si abbasserà un poco la temperatura, ma ormai l'estate è alle porte e noi come tradizione Nonna Rosa comunque fine maggio, entro i primi 10 giorni di anno a questa parte. Per questo ci troviamo proprio nel periodo giusto che Nonna Rosa chiude e si sposta
ci sposteremo a Montechiaro e penso che apriremo verso la prima 10-15 di giugno, perché stiamo aspettando il giovedì che ci sarà il decreto finale, almeno spero, perché De Luca per i ristoranti ha dato un'altra volta un out e decideremo in base al decreto tutti gli spazi e tutte queste cose qua. Perché? Perché Montechiaro, per chi lo conosce, vabbè, sa di cosa parlo, ma per chi non lo conosce, allora sto preparando salsiccia rosolata leggermente, proprio un minuto, con quei due broccoletti e un po' di provola affumicata. Dice Montechiaro ha spazio. Allora, la mia idea qual è? Assolutamente non mettere i pannelli di plexiglass, perché a me mi pare che vai in un ospedale, sta cosa mi mette ansia. Il ristorante deve essere conviviale, rilassante e tutto cosa, e questa cosa mi mette ansia, per questo dico bisogna fare sempre attenzione. Allora, dato che lì ho la possibilità, come non ce l'ho da Nonna Rosa, ma ce l'ho a Montechiaro, di mettere i tavoli distanziati, ma non a 1 metro, pure a 5 metri, mi piacerebbe creare questa cosa, tipo preparare tipo le proposte da servire, tipo un picnic, se ci mettono là gli ospiti si servono da loro. Si divertono, si vanno a chiacchierare tutte cose. Quando si devono alzare, avvertono il cameriere gli fa strada se hanno bisogno dei servizi igienici e tutte queste cose qua. Ma dare una parvenza di normalità, perché se arrivi e ti già cominciamo a misurare la freno e ti devo vedere se hai la pressione, e mascherine bianche, tutte cose. Guarda, sì, ripeto, io la penso così, ma sarà sicuramente sbagliato, ma a me non mi piace. Eccolo qua. Allora, di provola, un poco di friarielli, un poco di salsicce, l'ho spadellato leggermente, ci metto pure un poco di pecorino, e chi so qua, potete dirigere la portiera, perché è troppo buono. Voi immaginate un piatto di pasta orecchiette con chiglioni, mezzo occhio di lupo, li lessate belle al dente, li raffreddate in acqua e ghiaccio, o in acqua fredda, una volta belli freddi, li asciugate bene e li condite così e facete un'insalata di pasta un po' più sostanziosa. Sapete che ne dici tu? Belli di sostanza, secondo me non sarebbe male. Però noi questo qua ce lo conserviamo, perché domani faremo queste palle di riso ai fagioli tondini biologici, ripieni di friariello, provole e salsicce. E che sarà bomba atomica. Intanto Giovanni Caserta da Aversa, Ah, beh, ecco, sai qua vicino sì, Giovanni, allora, sai. e praticamente dice è saltata la risposta delle dirette. Ha Ah, no, sì, hai ragione. ragione, poi chiudiamo con questa. Voglio spiegare, sai. Questo è lo scamarro, vedete, a pizza e pasta senza uova. Questa è con Una puttanesca. una scarpetta della puttanesca, allora è un poco morbida, beh, che è buonissima. Ma se si fa la base per lo scamarro, senza troppo sugo, viene proprio croccato come una pizza di pasta, anzi molto più croccante di una pizza di pasta classica. E lo faremo lo scamarro, che è buonissimo, olive, io lo faccio in bianco, olive, capperi, alici sottosale, a volte ci metto pure un poco di noce, prezzemolo tritato, aglio e olio, buonissimo. Poi si mette e si mette a tostare, è una cosa buonissima, senza uovo, senza formaggio, senza niente, è troppo buono. Per quanto riguarda le dirette, stiamo decidendo, e penso che dipende tutto da co come si svolgerà la questione dell'apertura. Prima sarà l'apertura, prima chiuderemo le dirette giornaliere, per questo aspettiamo per mercoledì, giovedì e poi decideremo. Però se si aprirà a breve, voi immaginate, si deve mettere su un ristorante che sta chiuso da ottobre scorso, per questo avremo tempo, avremo bisogno di tempo per sistemarlo e metterlo in moto. Dal 1º giugno, se riusciamo ad organizzarci entro la prima quindicina di giugno, allora fino alla fine del mese faremo le dirette giornaliere, e poi da giugno per il momento faremo una diretta a settimana e cominceremo a farle a Montechiaro.
perché poi mi piace, io porto nell'orto e farvi vedere quello che ci sta, perché abbiamo piantato di tutto e di più. Solo c'è stato un vento, uno scirocco micidiale due giorni fa, molte... ha distrutto gli alberi da frutto. Guardate, è stata veramente una... non voglio pensarci perché mi arrabbio tantissimo, ma non solo da me, i contadini veramente li ha messi in croce, si è rischiato zero vendemmie e tutte queste cose qua, più di 150 piantini di pomodoro spezzate, peperoni, melanzane, e fatta una strage. Vabbè, comunque ci collegheremo là e faremo queste cose da Montechiaro. Giuseppe chiede dove si trova Montechiaro, salendo verso il Monte Faito? Si può arrivare a Montechiaro anche salendo verso il Faito, perché per arrivare da noi, che siamo a una frazione di Vico Montechiaro, però per arrivare da noi si entra in un vicoletto di una strada di campagna, quasi montagna, dalla frazione di Alberi, che è sempre Vico e Quenzi. Per questo noi facciamo parte come geograficamente di frazione Montechiaro. Però non si accede dalla frazione di Montechiaro, ma si accede dalla frazione di Alberi. Però noi e i nostri ospiti, dato che siamo un poco fuori mano, ed è stata una cosa bellissima l'anno scorso, perché arrivati al paesino di Alberi, ci sarà chiesette, un campo di calcetto, di bocce, ci chiamano e noi mandiamo Aramec, ricordate il nostro famosissimo parcheggiatore, e gli fa strada e li porta da noi. La strada la stanno aggiustando, mi sembra messa scassata, allora chi fa quella strada di solito arriva un po' con le mani in testa, la paura, dice ma come sta strada? Poi una volta entrato il cancello di Villa Rosa, la casa di Lella, trova il paradiso, una vista mozzafiato, per cui poi questi posti bellissimi si trovano in posti un poco fuori mano, per avere la bellezza del panorama e di tutto quello che ci sta attorno. Vabbè, poi questo lo spiegheremo più in là. Allora. C'è Carmela che dice: chef, vorrei stare nel tuo cervello per vedere dove trovi tutte queste idee. Sì, a notte non dormo, Carmela, mi metto e penso. Non dormo. Poi pomeriggio ci sta qualcuno dicendo, poi non ti chiamo perché tu dormi, io non dormo neanche il pomeriggio. Mi metto un poco a riposare sul divano, sul letto, ma non dormo. Penso, è bellissimo perché penso il mio lavoro e chi fa il lavoro come lo faccio io, con passione e con dedizione, pare che non fatichi mai, anche se non dormo. C'è Filippo Cannata che dice: geograficamente fate parte del paradiso, la prima a destra. Hai ragione, ciao Filippo, sì, è un posto che poi quando verrete e vedrete di cosa parlo, difficilmente vorrete andare via dopo essere stati con noi. Solo quei 200 metri di strada che poi il comune lo sta sistemando, sono un poco tutto scassato, ma arrivati là poi si arriva veramente in paradiso. Bene, allora, se la cosa va come deve andare, continuiamo pure per i primi 10-15 giorni di giugno. Se invece decidiamo di aprire nella prima decina, allora per fine mese chiudiamo con le dirette quotidiane e ne faremo una settimana che vi avviseremo, una settimana da Montechiaro. Potremmo anche deciderla quella lì che facciamo una settimana, dato che perdiamo un po' di tempo pure nell'orto, perché io voglio portare là a vedere cosa, dove nasce tutto questo. La potremmo fare pure più lunga se non vi scocciate, vi spazzate, perché tutti dicono ma come si fa a stare un'ora vicino al telefonino? Vabbè, se la cosa interessa e piace, secondo me un'ora è pure poco. Bene, grazie per il ragù day, è stato bellissimo, stamattina erano 150.000 circa, Rosetta? 123.000 più o meno, sì. Stamattina erano più o meno attorno alle 130.000 visualizzazioni, 1.000 like, bellissimo, perché senza sapere che ti scrivi, dici guarda io sono in Argentina e sto facendo un ragù, è una cosa fantastica, come quell'altro che lo sta facendo in Brasile. Ci sono arrivate sì foto da Londra, Parigi, in Brasile. Tutto il mondo, in molti posti del mondo c'è stato qualcuno ieri che ha fatto il ragù.
e che sarà cosa troppo bella. Grazie per le condivisioni, grazie per quello che farete oggi, grazie per essere stati qua, buon appetito, buon inizio settimana, in bocca al lupo a tutti i commercianti che oggi con grande coraggio e forza hanno aperto i cancelli, le saracinesche, i porti delle loro attività, e ci vuole un grande coraggio, e questo lo può sapere bene chi ci sta in. Vi faccio un grande in bocca al lupo e speriamo che tutto vada per il meglio. Penso che c'è di tutto, cosa? Bene, vi saluto, buona giornata e buon appetito, ci vediamo domani alle 11. Ciao!